Questa è la Nike Infinity Run 4 e rappresenta una scarpa cambiata molto rispetto al modello precedente, utilizzata per correre tutte le corse lente in maniera piacevole, anche se il quarto modello ha qualche difetto di gioventù perché è cambiata la mescola, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 327 grammi, avete capito bene, drop 9, 39 mm nel tallone, 30 mm nell'avampiede, utilizza una tomaia in Flyknit. Questa scarpa è pensata per correre in maniera molto lenta, piacevole, ma anche per essere utilizzata per l'aperitivo. Ecco comunque le 10 cose che mi sono piaciute, le 3 cose che invece avrei sicuramente cambiato e soprattutto a chi adatta e per quali ritmi la utilizzerei. In primo luogo ho amato tantissimo la tomaia, che è molto elastica in Flyknit, abbastanza spesso rispetto a quello che avevo visto sul mercato negli anni scorsi. Resta comunque una tomaia traspirante, utilizza una linguetta a soffietto molto paffuta nella parte superiore, mentre nella parte inferiore è sottilissima. I lacci sono piatti, sottilissimi. Credo che il sistema di allacciatura consenta un'infinità di scelte che dipendano comunque dal vostro piede, e questo secondo me è un vantaggio competitivo rispetto a una scarpa che non offre questa possibilità. Lo spazio nell'avampiede è buono, derivante soprattutto dall'elasticità della tomaia stessa. Utilizzerei mezzo numero in più perché sembra comunque relativamente stretta, però correndo a ritmi abbastanza lenti non avrete nessun problema anche utilizzare lo stesso numero. Credo che questa sia davvero una scelta personale. È stato invece tolto il clip nel tallone, che però è stato sostituito da una struttura comunque davvero accomodante per il tallone stesso. Il tallone si piega nella parte superiore ma non in quella inferiore, anche perché c'è una sorta di banda di plastica che consente una stabilità importante sul lato esterno, mentre dal punto di vista interno il salottino è garantito e comunque non avrete nessun problema di bloccaggio del piede, soprattutto se riuscirete ad allacciare perfettamente la scarpa stessa, cosa non così scontata per chi ovviamente ha le prime armi. E qui veniamo all'aspetto vincente della scarpa stessa, ossia la mescola, l'intersuola, che per la prima volta non è più in React ma in React X. Ho chiesto ad agosto Lumi, dal product director di Nike a Budapest, sentiamo cosa ci ha detto. I can't comment on that specific foam here today, but again, it is one of those ingredients. Yeah. Il product director non ce l'ha detto, ma chiaramente correndoci la sensazione è che questo React X sia davvero una combinazione tra il React, che è quello delle Pegasus, e invece lo Zoom X delle Invincible Run 3. Chiaramente non avrete la stessa sensazione rimbalzante offerta da questo Zoom X. Dal mio punto di vista questa mescola ha una sorta di doppia densità, nella parte superiore più morbida, nella parte inferiore secondo me più reattiva. In effetti Nike parla del 13% di reattività in più rispetto ai modelli precedenti, e secondo me questa cosa si sente soprattutto dopo i primi 15 minuti, quando invece avrete probabilmente una sensazione che la scarpa sia troppo pesante per il vostro piede, qualunque esso sia. Tra l'altro sarebbe molto flessibile se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni. Scrivetemi qua sotto quelle che vorreste vedere nei prossimi giorni, saranno copiose, almeno così spero. Completare la struttura della scarpa stessa, la presenza di un pull tab che vi consente di allacciare al meglio la scarpa stessa, ma ovviamente dovreste pensare che ci sono un'infinità di permutazioni che potrebbero rendere il vostro collo del piede un po' più largo, più stretto. Questa cosa potrebbe essere un vantaggio, ma anche in effetti un problema da dover gestire in più prima di andare a correre. Da non trascurare infine che il volume nell'avampiede è abbastanza limitato, ma questa cosa dal mio punto di vista non è un problema, però per qualcuno potrebbe esserlo. A livello di battistrada, questa scarpa utilizza dei tacchettini molto piccoli a dimensione variabile, con dei fori che si alternano appunto a questi tacchetti. Dal mio punto di vista credo che sia una scarpa che vi consente di gestire al meglio i cambi di direzione, nonostante appunto il Flyknit. Sappiate comunque che questi tacchetti sono destinati a durare a lungo, anche il più grande strisciatore non li ha consumati per ora, e di conseguenza credo che possano durare quasi quasi all'infinito. A livello di stabilità, l'Infinity Run 4 si presenta
con un pedigree molto importante nel passato. L'azienda americana suggeriva che questa tipologia di scarpa riducesse gli infortuni. Credo che di fatto potreste correre a lungo, lentamente, senza nessun problema. La scarpa ha una rigidità torsionale medio-alta, ma soprattutto per chi appoggia di tallone non avrà nessun problema, perché la stabilità del React-X è assolutamente eccezionale. Sapendo che c'è uno spazio discreto nel tallone, una conchiglia morbida all'interno ma contenitiva nella parte esterna, questa scarpa potrebbe ridurre il vostro angolo di pronazione, e di conseguenza questa scarpa è adatta anche per podisti pronatori, però ovviamente suggerirei qualcosa di dedicato per chi avesse di fatto dei problemi di questo tipo. La scarpa poi consente anche l'estrazione della soletta per chi avesse davvero problemi di pronazione. Ovviamente non consiglio di sostituirla, perché credo che con il peso di 327 grammi, aggiungendo una cinquantina di grammi, sentirete davvero il peso di questa scarpa, che invece in generale, soprattutto nei chilometri successivi ai primi 15 minuti, può essere secondo me utilizzata in maniera piacevole, anche perché credo che soprattutto nella seconda parte della corsa il peso non si senta. A livello di ritmi penso che possa essere utilizzata dal neofita, quindi correndo addirittura a 7 al chilometro fino, secondo me, a 4,30 al chilometro. Chiaramente la scarpa è abbastanza rigida e si piega solamente nell'avampiede, quindi potreste utilizzarla per correre anche velocemente. Non lo consiglio, perché ricordiamoci che 100 grammi in più di scarpa vuol dire l'1% di economia di corsa, peggiorativa in questo caso, e quindi chiaramente esistono delle soluzioni alternative migliori, però per le corse lente, anche magari quelle di 21 km, per il rigenerante, questa scarpa sicuramente va benissimo. Forse avreste qualche problema nei primi 15 minuti di corsa, perché questo React-X tende a reagire in maniera migliore dopo qualche chilometro, mentre all'inizio forse potrebbe essere un po' hell. Infine, uno dei vantaggi competitivi del React-X è questa scarpa tende a durare tantissimo, tra virgolette non si scarica molto rapidamente, e quindi la potreste utilizzare per tutta la stagione, ammesso e non concesso che vogliate correre con una scarpa bianca, ma esistono anche altre colorazioni per l'inverno. Penso che questa sia una scelta vincente per chi volesse utilizzarla non soltanto per correre, ma magari anche per camminare e, perché no, per prendere l'aperitivo con i vostri amici, perché questa scarpa esteticamente è comunque molto piacevole. Non sono tutte rose e fiori, perché dal mio punto di vista, a livello di peso, avrei preferito qualcosa di assolutamente inferiore, ma per chi pesa 80-85 kg potrebbe essere una scelta assolutamente adeguata, perché l'ammortizzazione della scarpa stessa è credo unica. Ma per il podista evoluto, quello che guarda le recensioni del sottoscritto, probabilmente non è la scelta vincente. Invece suggerirei di utilizzare l'Invincible Run 3, che secondo me possono essere sfruttate in maniera migliore dal podista amatore evoluto e non. Altro aspetto su cui resto abbastanza dubbioso è l'allacciatura della scarpa stessa, che sebbene vi consente queste permutazioni di cui parlavo prima, probabilmente in una corsa lenta richiederebbe di perdere almeno 5 minuti per allacciare la scarpa bene. Poi magari io sono scarsissimo in questo ambito, però sappiate che questo potrebbe essere un problema, e potrebbe, se l'allacciate troppo stretta, crearvi dei problemi al collo del piede; se la lacciata è troppo larga, dovervi fermare durante la corsa stessa. Infine, non ho amato il fatto che la scarpa non sia una scarpa unica all around, ma possa essere utilizzata solamente per i lenti e soprattutto correndo più di 21 km. Non la raccomando, e credo che il peso della scarpa stessa si faccia sentire dopo sicuramente le 2 ore di corsa. In conclusione, l'Infinity Run 4 secondo me può essere una scarpa per corse lente, per chi pesa anche 90, perché no 100 kg, per chi volesse camminare, perché è molto comoda, confortevole, è a uno spazio nell'avampiede buono e migliore di altre scarpe dell'azienda americana. Ho apprezzato il fatto che utilizzi una mescola super durevole, un battistrada che è destinato anch'esso a durare a lungo, ma secondo me per il podista amatore evoluto questa scarpa probabilmente non va bene, se non appunto per
quelle corse lente di cui tutti noi abbiamo bisogno e che comunque sono necessarie nell'arsenale del polistamatore stesso. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, ciao alla prossima.